La desertificazione è un processo climatico-ambientale causato spesso dalle attività umane, che coinvolge la superficie terrestre portando alla degradazione dei suoli, alla scomparsa della biosfera, ovvero flora e fauna, e alla trasformazione dell'ambiente naturale in deserto. Un processo che colpisce gran parte della superficie terrestre e mette a repentaglio ecosistemi ed economie in tutto il mondo. Le zone più colpite dal fenomeno della desertificazione sono le cosiddette zone aride. Su 7,7 miliardi di abitanti del pianeta, circa 3 miliardi vivono nelle zone aride. Queste ultime, messe insieme, coprono il 46,2% delle terre emerse. Basterebbero questi due dati a far capire quanta superficie del pianeta sia a rischio desertificazione e quanto questa possa portare con sé crisi climatiche, povertà e migrazioni di milioni di persone. Oltre il 75% del suolo globale risulta già in qualche misura degradato. Una percentuale già altissima che potrebbe arrivare al 90% entro il 2050. Ogni anno vanno incontro a degradazione 4,2 milioni di chilometri quadrati, vale a dire circa la metà della superficie dell'Unione Europea. Gran parte di questo territorio si trova in Africa. È proprio in Africa, infatti, che la desertificazione aumenta sempre più e coinvolge sempre più territorio, rendendo impossibile attività fondamentali per l'economia di moltissimi paesi africani, come agricoltura e allevamento. Questo non va a colpire soltanto le economie dei paesi coinvolti, spesso già tra i più poveri al mondo e con minor indice di sviluppo, ma impatta sulla vita di milioni di persone e di famiglie. In Kenya, paese in cui operiamo da più di 15 anni, la desertificazione colpisce sempre più zone del territorio e soprattutto sempre più persone, con un aumento delle carestie e della povertà allarmanti. Si stima che siano circa 1,4 milioni le persone, in gran parte nelle zone aride e semiaride del paese, affette da malnutrizione acuta. In un contesto socio-economico già caratterizzato da forti fragilità, l'emergenza sanitaria ha colpito ulteriormente la popolazione, spingendo sotto la soglia di povertà altri 2 milioni di persone. Con un'economia basata sull'agricoltura, la desertificazione rende impossibile la permanenza su grandi zone del territorio e costringe milioni di persone a migrare, internamente al proprio paese, verso altri paesi africani o verso l'Europa. Questo provoca un altro fenomeno preoccupante in Africa, l'urbanizzazione selvaggia. Milioni di persone si spostano ogni anno verso le città in cerca di un lavoro e di un futuro migliore, ma finiscono per affollare ancora di più le gigantesche baraccopoli poste intorno e all'interno delle principali metropoli africane. Uno scenario che noi conosciamo bene per via del nostro lavoro nelle baraccopoli di Nairobi. Nairobi ha una popolazione di circa 5 milioni di persone. Di queste, 3 milioni vivono nelle baraccopoli. A causa dell'aumento della popolazione e dell'urbanizzazione selvaggia, Nairobi arriverà alla fine del secolo ad avere circa 17 milioni di abitanti. Di questi, una grandissima parte vivrà negli slum, sempre più grandi ed infernali. Distese infinite di baracche di lamiera di pochi metri quadri, senza acqua o elettricità. Una situazione di povertà inaccettabile che porta migliaia di persone e bambini a lavorare nelle discariche, dove raccolgono per pochi centesimi i rifiuti provenienti da tutta la città. La desertificazione in Africa dimostra ancora una volta quanto i cambiamenti climatici siano interconnessi con le condizioni socio-economiche di milioni di persone, quanto possano aumentare la povertà in Africa, provocando migrazioni di massa. Come fare per risolvere o quantomeno attenuare la desertificazione sempre più intensa? La Banca Mondiale esorta a scegliere un'agricoltura amica del clima, in cui l'aumento della produttività del suolo vada di pari passo con la sostenibilità nella sua gestione. Questo approccio si declina su una serie di pratiche concrete che vanno dall'agroecologia ai sistemi di irrigazione intelligenti, fino all'agricoltura conservativa. Un progetto avveniristico e purtroppo ancora in fase di realizzazione, riguarda la Grande Muraglia Verde, progettata dall'Unione Africana. Un corridoio verde che partirà dal Senegal e arriverà fino al Corno d'Africa, per una lunghezza totale di circa 7.800 km e una larghezza di 15. Se tutto procederà secondo i piani, nel 2030 riuscirà a catturare 250 milioni di tonnellate di CO2 dall'atmosfera e creare 10 milioni di posti di lavoro, dando una sferzata alla prosperità di una delle zone più povere del mondo. Finché il fenomeno non verrà affrontato in modo strutturato e a livello internazionale, sempre più persone verranno colpite dalla desertificazione. Saranno costrette a migrare nelle grandi città e aumenteranno ancora di più l'estrema povertà delle baraccopoli.